ad una nuova puntata di Astra Calcio Talenti. Grazie Chiara, ti vedo sempre in forma smagliante, la primavera si è sbocciata e in tutta bianca, favolosa. Fantastica, grazie della tua presentazione, ma vado subito a presentare gli ospiti di fronte a me. Luca Albieri, campione del campionato di promozione, 3 campionati vinti di fila, una stagione fantastica in cui hai anche giocato. Di fianco a te Federica, ciao. Il portafortuna della Spala, sei andata e la Spala ha vinto contro la Juventus. E invece al centro il nostro Enrico Cassai, a tutti. L'opinionista che è sulla bocca di tutti i giocatori della Spal, ma nel senso vero, dentista. E di fianco a lui Deborah, che ci dirà anche le ultime dal web, dai social. Anzitutto partiamo col doveroso ricordo di quello che è successo in Francia, ne parlano tutti, giusto, ne parliamo anche noi, con l'inrogo di Notre Dame che un po' tutti ha fatto un po' sconcerto in tutto il mondo. Ne ha parlato tra l'altro il nostro concittadino, fra i primi in assoluto con la diretta Rai di ieri sera, Vittorio Sgarbi, che ha detto delle cose giuste, una grave perdita per il patrimonio dell'umanità, la chiesa che comunque era già stata distrutta durante la rivoluzione francese, che quindi storicamente ha perso, fra virgolette, poco, era già stata ricostruita, di certo un danno d'immagine, un danno per il patrimonio mondiale assolutamente di rilievo importantissimo. Ma veniamo alle nostre vicende, perché c'è qualcosa di eclatante successo anche allo stadio sabato con la Spal, capace di compiere un'impresa davvero eccezionale, in grado di battere addirittura i futuri, si dice, ormai si pensa poco, c'è poco da pensare in modo diverso. La Juventus che si appresta a vincere l'ottavo scudetto, Enrico invece l'aveva pronosticato, la Juventus non avrebbe vinto a Ferrara. Vero o io sbaglio? Io ho detto 1-1 perché alla fine un punto andava bene entrambe, e per come è andata la partita direi che alla fine quello era l'andamento della partita, quindi un primo tempo fondamentalmente equilibrato con un gol casuale della Juventus perché un tiro dalla distanza sbagliato di Cancelo deviato da Kin, una Spal a mio avviso un po' sottotono nel primo tempo, che si era adagiata ai ritmi bassi della Juventus che faceva un sacco di possesso palla, e invece una Spal migliore nel secondo tempo che ha sfruttato le due occasioni che le sono state concesse, diciamo, dalla una rimaneggiatissima Juventus. Quindi tu sei di quelli che dice questa non è la Juventus che avrebbe... Bisogna essere obiettivi, assolutamente no. Assolutamente no. Invece poi si è scatenato tutto il popolo del web dicendo la Juventus non ha fatto, la Spal avrebbe meritato più titoloni sui giornali. Tu sei di quelli a... Assolutamente, nazionale. Io sono d'accordo con il mister, sempre ci sono 8 titolari, 8 nazionali in campo nella Juventus, però c'è da dire che ci sono 2 under 23, una squadra che non ha mai giocato insieme, che vuol dire tanto, un Barzagli che era reduce da un grosso infortunio che rientrava, per cui una squadra se non altro come nome competitiva ma che non aveva mai preparato un match insieme, questo vuol dire tantissimo. Dico bene, Luca? Sì. Luca, eri allo stadio. Sì. Infatti questa cosa è importante, quella che ha detto Enrico, il fatto che comunque puoi mettere giocatori di fama nazionale e internazionale e giovani promettenti, però il fatto di non aver mai giocato assieme poi incide, è un gioco di squadra comunque il calcio, secondo me, non so cosa ne pensi. Sull'addizio che sinceramente con qualche problema, una squadra con qualche problema sicuramente sabato, non la solita Juventus perché 10 giocatori hanno a Torino in vista della partita di stasera contro l'Ajax. È chiaro che entrare nel merito di tutto quello che è stato, sinceramente possiamo dire che non era la Juventus quella reale, però a noi sinceramente interessa poco, noi interessava vincere la partita oppure muovere la classifica, anche un pareggio sarebbe stato linfa importantissima. Io penso e guardo e vedo il bicchiere non pieno di champagne ma pieno di aranciata, nel senso che la Spal, sono d'accordo con Enrico, un primo tempo un po' così così, un secondo tempo guardingo, un secondo tempo veramente di ottima fattura, molto pregevole, dove la squadra ci ha creduto fino alla fine e ha vinto meritatamente questa partita. Dopo è chiaro che le considerazioni sui giocatori che ha preso la Juve dall'Under 23, questo Gozzi, questo Nicolucci e tutto quello che c'è dietro, non vorrei entrare nel merito un po' su questi giocatori e anche qualche giocatore che magari Spinazzola, Quadrado che è rientrato dopo tanto tempo, che è lo stesso Dybala che ho visto sinceramente non all'altezza della situazione per la fama internazionale che hanno questi giocatori, a prescindere un po' spento. Hai visto questo dibattito? Sì, ti ho detto non manca la gioia, un po' sottotono, e sinceramente anche Bentancourt non ho visto benissimo, però io vorrei
soffermarmi soprattutto nell'evidenziare una grandissima spalla, tre punti fondamentali soprattutto per il proseguo del campionato, che non sarà semplice. Sono d'accordo con quello che ha detto Sergio Flocari, non siamo ancora salvi, ci sarà ancora da combattere, perché ieri sera l'Empoli è andata a fare un punto a Bergamo. Sembra un po' di retorica dire così, insomma, 35 punti. Ho capito, però punti. Domenica abbiamo un'altra partita delicata, perché giochiamo contro l'Empoli e non sarà sicuramente Enrico, una gara facile. A proposito, Empoli-Atalanta, che partita ti è sembrata? A me parecchio strana, non voglio dire noiosa, perché è stata una giornata un po' strana, tanti 0-0, pochi gol. Se guardiamo però i numeri, Corrado, c'è stato il record di tiri in porta. Incredibile, guarda. Più di 40 tiri in porta della 50, mi ero sembrato di leggere la statistica. Il record di parate, comunque, che sono credo 17 da parte di Dragowski. E come ha detto Gasparini, non posso rimpiangere nulla alla mia squadra, è stata sfortunata aver incontrato un portiere così all'altezza, considerate che a inizio anno era il terzo portiere se non il secondo dell'Empoli. Guarda. E però l'Empoli che muove la classifica pericolosamente, perché una vittoria contro la SPAL rimetterebbe in gioco ancora di nuovo. Ma secondo te sull'onda dell'entusiasmo potrebbe la SPAL fare filotto e chiudere il discorso a Empoli? Secondo me sì, è per questo che ti giro. Allora io lo spero e me lo auspico. C'è da dire però che contro tutte le dirette avversarie abbiamo sempre giocato non come contro le squadre di alta classifica. Però i risultati li hai portati a casa, col Bologna hai fatto 4 punti, con l'Empoli hai comunque pareggiato una giornata che non era fra le migliori della SPAL, sei comunque riuscito ad andare a vincere a Frosinone, insomma mi con sembra 23 che tiri in porta del Frosinone. È d'altronde, però il risultato è quello che conta alla fine. Secondo me il nostro grande vantaggio è che abbiamo 2 risultati su 3 a disposizione, perché anche un pareggio secondo me a Empoli, considerando che poi abbiamo il Chievo e il Genova, io credo che, ma l'ho già detto già da un po' di tempo, che la SPAL è fondamentalmente salva. Quindi. E sai a chi si deve questa salvezza? Tu non lo sai, forse Enrico, perché eri allo stadio, ma alla persona alla tua destra che è venuta ospite a Match, e sì, ha compiuto l'impresa. Quante ospitate hai fatto Match quest'anno? 2-3? 2-3? Sì, sì. Però questa è eclatante, una vittoria sì. senza un barra. Assolutamente. Era la sciarpa che ha portato fortuna, dai. Ha la sciarpa porta fortuna, Deborah. Quindi la portiamo quando la SPAL si salverà, ce lo auguriamo, per ricordare questa stagione incredibile di Deborah. E Deborah aveva anche in programma delle gare nazionali, delle gare importanti ieri, vero? Sì. E non c'è andata per festeggiare. No, sono andata, sì. E come sono andate? Bene, sono molto contenta perché sono riuscita a migliorare i miei tempi. Primato personale. Sì. Beh, dai, insomma, festeggiamo, voglio tutte dire. In tutte e due le gare sono arrivata prima. Ma festeggiamo basta, perché quando non porta mai niente con cui festeggiare. Ma non è vero. Vino, pasta, per cui. Ma com'è polemico? È fatto così, Enrico, è polemico, non ti preoccupare. Ho fatto l'abitudine. A noi basta che sei qui con la tua presenza. C'è già qualcosa che arriva, c'è ancora qualcosa se hai qualcosa su Luca Albieri, passiamo oltre, no? Perché ormai l'abbiamo ormai celebrato in tutte le maniere. Invece Federica, vogliamo leggere la classifica? Aspettiamo un attimo che dalla regia ci propongano la grafica con i risultati di Serie A, la classifica e Serie A, vediamo un po'. Eccoli qua, a livello numerico, cosa è successo e come sono cambiate le cose. Allora, innanzitutto la SPAL ha vinto contro la Juventus 2-1, è già questo, insomma. È già questa la notizia. Seconda sconfitta stagionale. E lo diciamo noi per della prima. La Juventus contro Genoa e SPAL. Assolutamente sì, ricordiamolo, solo 2 sconfitte per la Juventus, una è capitata a Ferrara. Poi andiamo avanti, Atalanta-Empoli 0-0, Chievo-Napoli 1-3, Fiorentina-Bologna 0-0, Frosinone-Inter 1-3, Milan-Lazio 1-0. Deborah, hai visto, alla fine mi chiedevi cosa è vinto. Quel giorno lì è stato bellissimo, la SPAL che ha vinto, il Milan che ha vinto, top. Top, cioè, giornata perfetta. Sì. I'm plain. Scusa Federica se ti ho interrotto, vai pure avanti. Roma-Udinese abbiamo detto 1-0, Sampdoria-Genoa 2-0, Sassuolo-Parma 0 pari, Spal-Juve 2-1, Juhu, Torino-Cagliari 1-1. Lei è ribadita all'inizio, alla fine, in mezzo. Proprio. Insomma, festeggiamenti continui. Come hai vissuto la partita tua allo stadio? Bene, bene, tanta felicità e insomma non ce l'ho. Ma è vero che avete fatto il trenino tu e le hostess? Per sì, tutta abbiamo per tutto lo stadio. Ah sì, Nedved era proprio incavolatissimo, è sceso, tirando davvero pugni, urlando, sì, era proprio, non accettava questa sconfitta. Enrico. No, io proponevo al posto del Savonarola in piazza di mettere la statua di Massimiliano Allegri.
Per quale motivo? Po'? Beh, insomma, perché no? Tu dici che ha fatto un regalo. Grazie Allegri. Dai, dai Enrico, sei troppo polemico così. No, era interessante quello che diceva Federica. Però non accettava proprio la sconfitta, era molto, si vedeva molta rabbia nei suoi, insomma. E Mattioli invece? Mattioli era contento. Era raggiante. Molto. Com'era il nostro Luca Albini? Dove ti sei seduto allo stadio, Luca? Io mi sono seduto... Se vuoi tenere la riservatezza, perché so che dopo tutte le tifose... Ma mi sono seduto, ho visto la partita bene, sono stato molto felice, ho visto una squadra che ha fatto bene, quindi è stato un bellissimo sabato, c'erano 16.000 persone, quindi tutto lo stadio biancazzurro, ho sentito anche poco cantare i tifosi della Juventus, quindi magari per questo sabato siamo stati superiori noi, insomma, ecco, quindi... Ma non ci hai detto dove eri seduto? Guardate che cantino questa sera. L'importante, porti subito oltre. Vediamo cosa succederà con l'Ajax a Juventus Stadium. Ricordiamoci che a Madrid ci rimise le penne il Real, al Bernabeu l'Ajax ne fece 4. Esatto. Quindi non è una partita per nulla semplice. Intanto comunque ci ha dato 3 punti. Ancora grazie Allegri, grazie Spa. Vabbè, tu continui con questo filone. Chiara, è polemicissimo. Non sono polemico, cioè... Ma lasciamoli festeggiare i tifosi della Spalla. Ma no, ma io sono tifoso della Spalla anch'io, sono contento, assolutamente. Però bisogna essere obiettivi, effettivamente... Bisogna essere obiettivi. In effetti io sono del partito che quella non era la vera Juve. Troppi cambi, troppi giocatori giovani e che non hanno mai giocato assieme. E bisogna sapere sfruttare l'occasione. Spinazzola solo 8 presenze. Comunque bisogna sapere sfruttare, quindi nel secondo tempo... Effettivamente. Sì, forse ha abbassato un po' la guardia, poi c'è stato un errore in difesa, la Spalla ha approfittato delle uniche due occasioni. C'è da dire che anche sul primo gol, non so cosa ne pensi, la schiacciata di testa di Bonifazi forse non era imprendibile, però opinione mia e della Gazzetta dello Sport. Forse è partito leggermente tardi per Inter, però effettivamente ha fatto un grande stacco. La Gazzetta dello Sport diceva questo, diceva che è partito tardi, forse non impeccabile. Però grande stacco, gran scelta di tempo di Kevin, assolutamente. Assolutamente, l'aria di Ferrari gli fa bene a questo ragazzo, a Kevin. Io ripeto, sono 3 anni che dico che questo diventerà uno dei difensori più forti in Italia, quindi io dico che secondo me invece è uno dei ragazzi con la bocca più sana di Ferrara, Enrico, o no? L'anno scorso perso, a Torino l'ho perso un po' di vista. Quante carriere ha? Non si dice, segreto professionale. Però lo studio ha fatto bene anche a Meret, perché da quando gira in studio da noi sta raggiungendo anche lui importanti traguardi. Ma Meret si fa Napoli-Ferrara per venire a farsi i denti? Beh, è venuto. Ma è venuto per vedere Chiara, ma cosa vuoi, cosa vuoi venirci a raccontare? Cosa vuoi raccontarci? Luca, invece, diamo anche un'altra notizia, l'ho anticipato prima. Sei tornato in campo dopo quanti giorni, quanti mesi? Stavo scherzando. Non sei andato in campo? Ma io mi aspettavo che... stavo scherzando adesso. Ma io mi aspetto tutto. Domenica però entro in campo, faccio tutta la partita. Ci aspettiamo di tutto, Luca, da te. No, abbiamo vinto 4-1, abbiamo giocato a Nogara. La squadra ha fatto un grande calcio per oltre un'ora e qualcosina. E poi, sinceramente, preparatevi perché fonderò una squadra fra qualche mese su Ferrara. No, vabbè, ma guarda, tu sei parco di notizie, non sei praticamente sei un voglio vulcano. Enrico anche squadra con me perché è un grande difensore, è stato un grande giocatore, quindi mi sono informato. Quindi... Ti sei informato? Sì, voglio una squadra di tutti i miei amici, veri, seri, per cercare di fare qualcosa di Enrico, straordinario. Quindi anche perché in città manca una seconda squadra. Ha paura di te, non vuole trovarti sulle sue caviglie. Probabilmente questo. All'età di più di 40 anni qualche caviglia salterà, attenzione. E invece... No, ti devo fare i complimenti da casa a papà Paolo e mamma Ivana perché hanno seguito la trasmissione sabato. E mi hanno detto Anche a Deborah. E anche Deborah che siete stati veramente bravissimi. Beh, e poi soprattutto avete esultato in una maniera... incredibile sul gol della Spalla. Abbiamo Matteo Agnelli che salutiamo, che è il nostro opinionista tifoso. Si sono divertiti molto, ecco, quindi ma mi fa piacere. Avete avuto ottima compagnia, avete dato grande professionalità al programma insieme all'amico Nicola. No, diciamo, questo... nonostante Nicola Franceschini è andata bene. Sì, nonostante. No, vabbè, dopo lo saluto, sto scherzando, è un amico, no? Anzi, bravissimo, grandissimo professionista, ha fatto una bella trasmissione, no? È davvero bravo, è tutto lo studio, tutto lo staff, i ragazzi in regia, messa in onda e tutta la produzione delle stesse, insomma, davvero speriamo di aver fatto il nostro piccolo, ecco, ma guarda, speriamo sempre che nel nostro piccolo di fare un favore, un bel servizio a chi magari vuole godere la partita in modo diverso, non va allo stadio, non guarda Sky, ma può essere coinvolto dal tifo spallino. Ci fermiamo un attimo, vero Chiara? Sì, ci vediamo tra poco, pubblicità.
Ben ritornati qui ad Asta Calcio Talenti. Grazie Chiara, allora parlavamo, non potevamo non parlare di quello che è successo nella partita fra Spal e Juventus, ma volevo coinvolgere un po' i nostri opinionisti. Prima di entrare nel merito delle singole prestazioni, che poi interessa un po' a tutti i tifosi sapere cosa ne pensiamo dei ragazzi della Spal di questa stagione fin qui entusiasmante, che rischia addirittura di portare la Spal a finire per prima delle emiliane. Chi l'avrebbe mai pensato con una partenza sprint come quella del Parma? Lo chiedo al nostro Luca Albieri, che lui ha qualche ricordo anche legato al Parma. Non mi ricordo, no. Non un gol al Parma? No. Non è mai segnato al Parma? Assolutamente. Mi ricordo male, ti chiedo scusa. Assolutamente. Beh, comunque oggi, però come oggi, abbiamo gli stessi punti del Parma. Abbiamo vinto al Tardini 3-2 in rimonta, una partita fantastica con un bellissimo gol di Fares, che è un cliente del dottor Cassai. Ma si possono dire queste cose? Non sono vere, non lo sappiamo. Non però puoi, al di là di puoi tutto, mettere in bocca. E mi auguro che la Spal possa diventare la prima di tutte le squadre della regione, insomma, che possa essere quella che riesca ad ottenere la salvezza anche il prima possibile, perché consideriamo che l'anno scorso di questo periodo avevamo 7 punti in meno. Bravissimo. E di conseguenza io penso che questa sia una considerazione decisamente importante, vuol dire che abbiamo operato fino a prova contraria abbastanza bene riguardo la squadra, riguardo ai giocatori che sono arrivati e che stiamo facendo bene, insomma, oltre ogni rosa e aspettativa. Riguardo, Federica, sei intervenuta. Sì, no, dico, riguarda anche l'allenatore che, insomma. Ti bacchetta, Federica, ti voglio ricordare. No, nel senso sono che per Federica. Me è bravo come allenatore. No, ma hai fatto bene a ricordarlo. Magari qualcuno, insomma, no. Dica, no, per me è bravissimo. Sono d'accordo, non l'abbiamo mai messo in discussione l'allenatore, no, perché ha sempre operato bene da quando è arrivato, gioca sempre questo sistema di gioco, l'abbiamo cambiato in maniera sperata. Il prossimo anno secondo te, Luca? Ma sinceramente adesso io mi auguro che la Spal ottenga Federica sa qualcosa, no, dico chissà, magari non lo so perché tu lo vorresti ancora in un club, sì, perché dalla Cilia aspetta guardati. Luca, aspetta un attimo, scusa no Federica, mi ha portati pure. Comunque in alto, ecco, il merito secondo me e ce li ha anche tenuti, sì, cioè, appunto, voglio dire, insomma, quindi tu sei sostenitrice, sì. Di Mister Semplice, Mister Easy, come lo chiamano in tanti. Non so io se rimango meno, perché io penso che il Semplice, se ottiene la seconda salvezza sul panchino della Spal, se viene richiesto da qualche club più prestigioso di una provinciale come la Spal, io penso che faccia le valigie. Dopo, ma si parlava della Fiorentina, però Enrico, la Fiorentina con Montella adesso diventa oppure difficile. È il gioco delle panchine, fondamentalmente, è come si girano le panchine. Bisogna vedere se Allegri rimane alla Juve, l'Inter dovrebbe andare Conte, il Milan se rimane Gattuso se va in Champions, la Sampdoria se perde Giampaolo, ecco che Semplici forse, chissà, potrebbe andare a Genova. Prandelli penso che se il Genoa si salva rimanga lì, credo uguale anch'io. L'allenatore del Parma se il Parma si salva. Credo anch'io che questo Sassuolo, credo che con De Zerbi abbia fatto un progetto a lungo termine, per cui queste sono le panchine più scontate. Le valutazioni sono veramente anche in relazione al numero di panchine disponibile, credo che per quello che ha fatto non me ne vogliono i tifosi della Spal, però probabilmente Leonardo possa ambire a un'esperienza un po' più ambiziosa. Se posso fare questa piccola critica, questa considerazione, ultimamente in Serie A gli allenatori vengono scelti anche in base alla giovane età e Semplici non è considerato un allenatore così giovane, di primo pelo. Forse quello può incidere, può permettere di rimanere di più alla Spal. Se la Roma ha preso Ranieri, direi che... Quindi tu mi smentisci, non è questo? Assolutamente, cioè, un allenatore è bravo, è che ultimamente di allenatori... chiamiamolo attempati, passatemi il termine attempati, cioè diciamo non di primo pelo, non ce ne sono fondamentalmente tanti, forse perché anche siamo in un periodo di ricambio generazionale. È vero che Leonardo magari dal punto di vista anagrafico non è giovanissimo, ma dal punto di vista della voglia, delle motivazioni e come è un nuovo allenatore, perché si pone fondamentalmente da 3 anni sulle banchina della Serie A. Che potrebbe, sì, che viene, che interessa lo sguardo di altre società. Capita, io so che non gli dispiacerebbe tornare alla Fiorentina, so per intuizione, così, per considerazione personale, perché è di Firenze, ha allenato lì la primavera e quindi magari gli piacerebbe, non lo so, io fossi lui, a me piacerebbe tornare però nella mia città. Però Montella ha firmato un triennale da 1,5 all'anno. E quindi, infatti, quando è arrivato Montella, un po' si sono chiuse le porte e anche questa pista di mercato, che secondo me era l'unica plausibile. Poi vedremo che cosa
ci riserverà il mercato. Volevo sapere anche se è vero che ti abbiamo visto sui giornali su Nuova Ferrara settimana scorsa, Luca Albieri, con una lunga intervista. Ah, che vedo che hai subito sotto mano, perché tu non sei assolutamente autoreferenziale. Faccio non vuoi assolutamente. Eccolo da lontano, se si vede da casa, il nostro Luca Albieri, che era ospite della redazione della Nuova Ferrara in aiuta, ricordami, in Cempino Centro Ferrara, eri ospite e ti ha intervistato l'amico Paolo Negri. Che cosa ti ha chiesto Negri? Ma abbiamo parlato un po' della situazione della SPAL, un po' del campionato che abbiamo fatto noi, quindi è stata una chiacchierata molto molto amichevole con un tuo collega e un caro amico. Ti stima appunto tanto Paolino Negri, eh? Cioè, sì, come te, veniamo. Siete due giornalisti che... No, non so, io non ti stimo, ad esempio. Come? Scherzo. No, te e lui siete due persone a me molto care, siete due amici. E poi io poi sono uno che con una certa parte di giornalisti a Ferrara non parlo perché non voglio fare polemica. Lo so, tu non sei una preda facile, eh. Però qua c'è da dire che va al Grande Fratello. Con certi giornalisti a Ferrara non voglio parlare, perché secondo me invece di essere giornalisti sono giornalai. Comunque non voglio entrare nel merito di certe polemiche, però è cattivissimo. Indirettamente sanno benissimo, di a che cosa mi voglio riferire, insomma. Devo essere molto chiaro, perché non sono giornalista, a buon intenditore, poche parole. Comunque è stata una chiacchierata dove abbiamo parlato. Lo so io, Enrico, lo so io, no, tranquillo, ma no, sta quindi esagerando. Non voglio essere simpatico a nessuno, perché non mi interessa, però con gli amici ci parlo volentieri. Ma fai troppo il divo anche con questo occhiale, sembri Audrey Hepburn. Devo essere sempre me stesso. Ah, sei te stesso, sono così? Sono sempre me stesso. Questo è l'importante. Metto come il mio look e tutto quello che c'è dietro. Ma il Grande Fratello, allora... Il Grande Fratello può succedere tutti. Di tutto ad ottobre. Questo qua è il NIP, è un Grande Fratello dove ci sono dei VIP e dei parenti di VIP. Quindi, di conseguenza... Qualcuno mi ha fatto notare una piccola cosa, Luca. Permettimi se voglio... Non se è una fake news. Fake news. Qualcuno ha insinuato, però è vero, allora chiedo a Chiara. Non è che faccio cantastorie. Ma di ragazzi, solito quando uno non partecipa a un reality non ha l'obbligo di riservatezza, di non dire la cosa. Secondo te, Chiara, è una fake news o è la verità? Secondo me la fake news è che entra ottobre, secondo me martedì prossimo entra nella casa. Non addirittura? No? Allora, ragazzi, anche perché sei un po' VIP tu, no? Un po' NIP. No, io non sono NIP, né VIP né NIP. Io vengo dalle campagne. Lui è Luca Albieri e basta. E basta, stop. Ecco. E viene dalle campagne. E vengo dalle campagne. L'uomo, il ragazzo no, di campagna. Abbiamo parlato un po' di tutto, fammi finire e poi dopo... No, non cambiare discorso. Perdonami. Se mi fai finire il ragionamento, dopo mi chiedono anche col Castelbaldo. Ora io ho detto che lo voglio provare a portare nei professionisti perché... Ho letto. Perché è un club prestigioso, perché è un club di gente seria, perché è un club preparato, secondo la me. La nuova Giacomense, hanno detto che la vuoi far sì, diventare. Sì, è un piccolo modello simile alla Giacomense, dove ci sono degli imprenditori seri, ridi, solidi. Ma perché ridi, sembra che non prendi sul serio. Un attimo. Certo, non quello che dice Luca. Ma nel frattempo, siccome si parla di Castelbaldo Masi. Castelbaldo Masi, la mia Vadese. Dopo parliamo della Vadese Soluna. Enrico, tranquillo, tranquillo. No, raccontaci la tua intervista. C'è questa nuova Giacomense Castelbaldo Masi. Sì, è una realtà dove ci sono degli imprenditori che vogliono portare il club più in alto possibile. Io l'ho preso che era molto molto basso di livello, sono riuscito a portarlo in eccellenza. Adesso mi auguro e spero, insieme alla società, di portarlo anche più avanti. Se sarà, non lo so questo, perché non siamo ancora entrati nel merito di determinate cose, perché secondo me nello sport come nella vita conta solo vincere. È chiaro che per fare l'eccellenza siamo dei giocatori di primissimo livello, perché io sono abituato ad avere delle squadre forti e sinceramente per vincere sono dei giocatori bravi. Io voglio essere sincero, non voglio essere bugiardo, quindi... Non un qua. Ma assolutamente. Ma scusa Luca, stai seguendo anche la serie di Veneta, volevamo sapere sì, anche l'Adriese. L'Adriese purtroppo a tre giornate dalla fine si trova seconda in classifica a un punto dall'Arzignano, e dietro a un punto c'è il Feltre. Domani, che c'è il turno infrasettimanale, Adriese sarà ospite della Feltrese, che è terza a un punto l'Adriese, perché si gioca tutto nel giro di un punto. È avvincente questo campionato? È un campionato vincente. Mi è dispiaciuto molto per l'Adriese, per gli amici di Adria, perché avevano 8 punti di vantaggio fino a un paio di settimane fa e purtroppo si sono mangiati tutto il grasso che avevano, perché sono andati incontro dei pareggi. Però è chiaro che la classifica è ancora tutta da definire, mancano 3 giornate e sarà tutto molto molto vincente. Ma qualcuno di queste squadre ti ha chiamato per un contratto, per parlare del prossimo anno?
Ma sinceramente... Perché adesso... altre voci dicono che tu ti ritiri dal calcio alla fine di questa stagione. Anche... No, dai, adesso vediamo, adesso perché mi ascolta troppa gente, sì, non voglio... Sì, no, boh, forse... farò un po' di showman. Uno spettacolo tutto suo. Sapere troppe cose, cosa faccio, cosa non faccio. Io adesso vivo, vivo in maniera felice e serena, sono contento, sono molto felice e contento, e quello che sarà non lo so. Quello che sarà non lo so, non lo voglio neanche sapere. Ma perché non ciao Darwin, tipo una puntata speciale, calciatori, ex calciatori, belli contro brutti, tu fra i belli e poi altra... Io, fermati, no fra i belli, c'era, fra i ormai bellissimi. È passata. Fermati, no ah, fra no, i belli, vedi, fra i bellissimi, ma non lo fermati sa, Deborah. Qua. C'è la puntata bellissimi contro non bellissimi. Ah, ecco, così certo. Sì che va bene, così sì che va bene. È troppo poco, c'è troppo la puntata poco. Bellissimi. Cerchiamo di evidenziare bene. No, no, scusa, ho usato male le parole. E poi c'è anche una foto bellissima sul giornale che è fatta con Gianni De Biasi, che è stato il mio ultimo allenatore che ho avuto alla spalla. Gianni De Biasi che adesso è commentatore Rai, da un po' di tempo, insomma, Renato e piace sempre rientrare. La piazza spallina. Potrebbe essere anche lui uno degli uomini di mercato della Spal, De Biasi. No. Addirittura, come sei polemico. Non si sputa così su un grande professionista e uno che potrebbe fare bene in tutte beh, le piazze. Hai chiesto la mia opinione, io ho detto... ma vai giù diretto come quando giocavi. Entri da dietro e spasti via io tutto. Personalmente, un po' di diplomazia. Io mi occupo di denti e non di pallone, fortunatamente. Ah, così ti difendi, mo comoda. E quindi, gara, così e è quindi... comoda. Spero che rimanga Leonardo, però gli auguro tutto il bene. Che possa ambire magari ad un'Europa League il prossimo anno, quindi a traguardi più importanti. Volevo anche fare il punto della situazione sui giocatori in casa Spal e soprattutto su un fenomeno come il Boia, il giocatore che ha fatto il gol, che ha realizzato la vittoria contro la Juventus, Sergio Floccari, classe 81. Uomo spogliatoio, uomo a 360 gradi, eccezionale, pilastro dello spogliatoio, pilastro della squadra, professionista serissimo, chapeau. Federica, su Sergione. Sì, è una colonna portante della squadra. Per l'età, vabbè, magari non è tra i giovanissimi, però si vede che è molto in gamba quel ragazzo. C'è anche la moglie, viene sì, allo la stadio, moglie, molto, figli, molto carina, ha gentile, dedicato il suo gol alla moglie famiglia. E ai figli, è stato sempre. Già da quello capisci che persona è. Sì, sì, è un ragazzo d'oro, mi sembra, tutti ne parlano bene, Luca, tu che conosci l'ambiente, che poi ho visto anche in Serie B il tuo Del Grosso, che adesso ha qualche problemino, era partito forte il suo Pescara, adesso c'è qualcosina da sistemare. Sono quinti in classifica, hanno pareggiato venerdì sera contro il Perugia 1-1, adesso... Mancano sei giornate alla fine, sicuramente con una vittoria i playoff sono garantiti, dopo è chiaro che il discorso per andare in Serie A subito, quello no, perché è una lotta a tre secondo me ormai tra il Brescia, il Lecce e il Palermo. Però Cristiano sta facendo molto bene, anzi addirittura gli hanno già proposto di rinnovare il contratto, io penso che lui ha 36 anni, poi vive a Pescara, io penso che sia perfetto, insomma, ha fatto una stagione molto molto importante, si trova molto bene con Pepi Pillon. Speriamo ho letto di che ha anche... un bel ricordo anche di Ferrara, Del Grosso. Ricordo fantastico di Ferrara, a parte qualche diatriba. A parte che ha conosciuto te però, ma vi conoscevete già da prima. Beh, noi abbiamo giocato insieme qualche 20 anni prima e quando è arrivato a Ferrara siamo stati insieme praticamente tutti i giorni, perché tutte le sere veniva a trovarmi a Castelbaldo, facevo venire a prendere un taxi o destra. Non voglio sapere cosa facevate, però, Chiara, quando si trovavano lui e i suoi amici calciatori. Era sempre al ristorante a mangiare, ecco, diciamo così. Ma andiamo sempre mangiare. Ai ristoranti. Ah, mangiare, è tutto qua. Mezzogiorno mangiamo come sempre alle mura. Però. Io pensavo male, credevo faceste chissà quale la vita. Quella che vedo nei rotocalchi, che poi non ci credo. Vita molto, molto sedentaria. Da professionisti. E rischiamo di vedere il prossimo anno Cellino ancora in Serie A. Ah beh, certo. È incredibile. Insomma. Era scomparso un corso di incredibile un po' da, ma adesso Enrico Enrico poi le querelle ci pensi te se dovesse beh, arrivare no, mica, ho solo detto che si mette poi un po' di gel mamma mia come siete no, maliziosi ma vorrei, non avrei mai voluto giocare contro di te chissà che roba appena ti volti ma sei malizioso veramente non pensavo un giornalista malizioso non sono l'unico no dai allora va bene, allora accettiamo anche i riccioli impomatati. Del grande Cellino, voglio dire. Del grande Cellino, allora sì, e dai, ci sto. Anche. Ci sto. Ecco, senti, cosa dici, Luca? Giuro che suona la chitarra anche. Che suona la chitarra Cellino, anche. Cellino, sì. Questo non lo sapevo. È uno che gli piace come molto la musica. Come fai a sapere musica? Tutte queste cose, so. Luca? Come fa, Chiara? Non so. Non sappiamo. Ci lui dentro tutto. Là. Sì, ci fermiamo. Ci vediamo tra pochissimo, pubblicità. Bentornati qui ad Asta Calcio Talenti.
ancora Chiara, arrivano messaggi da tutte le parti. Per Luca. Ma per è Luca. Vera la storia che dicono che fai paura ai ragazzi? Ancora. Mi chiedono un po'. Ma è finita questa storia? Ma cosa sì, è finita, basta. Ma cosa fai? Non, cioè, dicono che sei tutta così sorridente, carina, e poi fuori anche da qui. Anche in studio. Sì. Infatti non vengono più clienti, no. Lo so che non vengono più ragazzi perché hanno paura di te. Sì. Ma che gli fai? Ma cosa combini? No, non è vero, dai. Ma Enrico, invece a me dicono... È una mangia uomini. Se intimoriti non si avvicinano. No, cioè, insomma, Chiara, sfattiamo questo mito. Chiara, sono buona e cara. Buona e cara, e non è per tutti, insomma, ecco, questa è l'importante. Va bene, non entriamo troppo nella sfera privata di Chiara. Anche se secondo me qualche nostro videoascoltatore... Se vuol mandare qualche messaggio dopo sì, sarà Chiara a rispondere. No? Su alla Debora. Alla Debora, chiediamolo a Debora se qualcuno, no, se qualcuno no. Manda qualche. Solo per Luca. Ci sono tantissimi messaggi per Luca. Mi dispiace, Chiara, hai perso il confronto con Luca. Molto più innamorati gli spettatori di Luca di quanto non lo sei tu. Vediamo, Federica, anche la classifica di Serie A. Che infatti, mi mancava qualcosa. Mancava un pezzo, hai ragione. Vediamo com'è. Ok. Allora, Juventus 84 punti. A un punto da essere campione d'Italia. Sempre quello. Napoli 67 punti, Inter 60 punti, Milan 55 punti, Roma 54 punti, Atalanta 53 punti, Torino 50 punti, Lazio 49 punti, Sampdoria 48 punti, Fiorentina 40 punti, Sassuolo 37 punti, il Cagliari con 37 punti, la Spal con 35 punti, il Parma 35 punti, Genoa 34 punti, Udinese 32 punti, Bologna 31 punti, Empoli 29 punti, Frosinone 23 punti, Chievo 11 punti. E questa è la situazione in Serie A dopo 32 giornate, 6 giornate dalla fine, 18 punti in palio, solo uno ne manca la Juve per vincere lo scudetto, alla Spal forse 3 per una, diciamo, non aritmetica, perché non hai l'aritmetica certezza della salvezza, ma a 38 punti non è mai retrocessa nessuna squadra da quando ci sono i 3 punti e le 20 squadre in Serie A. Quindi un punto a partita è il minimo per essere sicuri, o perlomeno quasi, della salvezza. Ma quest'anno la quota, l'asticella sembra un po' essersi alzata, infatti ho visto Luca che mi guardava un po' di traverso mentre dicevo 40, dici che quest'anno è tantissimo, 40 punti sarebbe tantissimo, secondo me 40 si arriva a metà classifica. Comunque, detto questo, abbiamo qualche meme, una in particolare Chiara Smeme, che viene prestata una a Debora, che l'ha trovata e che voleva rendersi partecipe anche lei della nostra rubrica. Vediamo dalla regia se è pronta. Credo che la prima sia proprio quella di Debora. Ce la vuoi commentare? C'è la foto di Chiara, però questa sì, è attribuita a te. È la sua rubrica, non ho. Fatela assieme. Allora, ma tu leggi, certo, la... leggi la prima parte, Debora, allora, e la finisce, la completa Chiara. La prossima volta, a furia di mettere i giovani. Mi sto sposando, potrei far giocare lui, pensa Allegri, che è appunto il figlio di Ronaldo. Ah sì, questa è un po' la polemica, è cattivella questa qua, eh. A furia di far giocare i giovani anche i figli dei giocatori, lì non se ne esce, chissà come va a finire. Ho visto anche altre vignette in cui Allegri che cercava nei settori giovanili se c'erano dei bambini da mandare in campo. Insomma, si è sprecata l'umoria e la satira sull'argomento. Vabbè, prendiamo con un sorriso. Quello che importa agli Spallini sono i tre punti conquistati. Bravo. Esatto. Vediamo la prossima invece, tutta di Chiara. Chiara Smeme, per voi sì, che ci guardate da casa. Eccola qua. Questa è, vabbè, leggo prima. Se tu affronti la Juventus con la squadra titolare va bene, se giochi con le riserve va bene, ma se tu mandi in campo i ragazzini o i giocatori di Serie C non mi sembra giusto. È quello lì su, adesso chi è quello lì su che lo quella dice? Quella è Mihajlovic. Mihajlovic, il tuo amico Mihajlovic del Bologna. No, la prendevo in giro perché da sotto non l'avevo riconosciuto neanch'io, però da sopra è mister Sinisa Mihajlovic, che comunque, Enrico, vogliamo dire, ha fatto un bel lavoro con il Bologna. Assolutamente sì. Io credo che se fosse stato presente dall'inizio al posto di Inzaghi, il Bologna ce lo ritroveremmo certamente con molti punti più di quelli che ha adesso, perché ha ribaltato la squadra in termini di aggressività, di corsa, di schema. Secondo me il Bologna non aveva una brutta squadra, ma non mi sembrava che Inzaghi avesse completamente centrato la squadra
del modulo di gioco e dell'approccio con questo tipo di giocatori. Forse troppo staccanovista, ha stressato un po' i giocatori, dicono i detrattori, poi non lo sappiamo, ma una delle critiche fatte a Inzaghi fu proprio questa, di mettergli un po' troppa pressione ai giocatori. Ovviamente uno poi gestisce e fa col massimo impegno quello che crede utile alla causa, quindi non vorrei farne una colpa comunque all'amico Filippo Inzaghi, che ho conosciuto, mi è sembrato anche un bravo ragazzo e un mister molto motivato. Deborah, c'è anche qualche notizia dal web? C'è qualcuno che vuole commentare? Cioè, allora, che si può dire? Sono quelle che si possono dire, Deborah. Allora, diciamo che vabbè, ci sono tantissimi messaggi per Luca. Tu sempre per Luca. La cosa più bella è sempre mister Albieri. Ciao Luca, e poi c'è un messaggio per Chiara. Oh, si può leggere qualcosa? Sì. Ah, dicono che ti aspettano al bar di Castelbaldo. Ma a Castelbaldo il martedì pomeriggio si sintonizzano tutti su Tele Stesse, vedo che sono messaggi per te e un invito per Chiara. Chiediamo a Chiara se questo invito ci puoi anche pensare. Ok, ci penserò. Grazie per l'invito, però. Bravissima. Nessuno ci invitava da Vado, al bar di Vado, nessuno. Cioè, adesso ci arriviamo, ma Enrico, scalpiti ancora per la rubrica dei dilettanti, visto che Enrico scalpita. Allora, l'ultima partita di campionato, la Chiara vuole venire a vedere la partita. Vuole soprattutto. Ma tu la porti, tu la prendi. Non vede l'ora. La vai a prendere anche a casa? La vado a prendere, la porto, poi gli faccio vedere il nostro harem, gli faccio vedere chi siamo, quello che facciamo, quello che trasmettiamo, il calcio che facciamo. Cosa intendi per harem? Che tipo di feudo siamo, quindi penso che si trova benissimo. Luca, una domanda, cosa intendi per harem? Giusto per capirci. Poi con me, vabbè, si sente come a casa, insomma. E non ho alcun dubbio, beata te, Fortunella. Chiara, vediamo anche la classifica, no, i risultati dei dilettanti. Eccellenza, girone B. Allora, il derby. Esatto. Copparese Argentana 1-2. Vittoria di Granata. Esatto. E poi abbiamo il Sant'Agostino in fondo. Alfonsine. Allora, Alfonsine e Sant'Agostino 3-0. Sconfitta dura e amara per i Ramarri. Davvero un peccato per la squadra. Guardiamo la classifica di Sant'Agostino. Classifica. Allora, Alfonsine in testa alla classifica con 69 punti. Grandissimo campionato e grandissima stagione. E abbiamo la Copparese tra le Ferraresi più in alto con 48 punti. È la prima delle nostre, sì. Soprattutto poi Sant'Agostino con 45. E l'Argentana con 40. E basta. È la prima della parte destra della classifica. Comunque, Argentana si salva, Luca? Io penso che con la vittoria di domenica abbia messo veramente un sigillo importante per la salvezza, insomma. Mancano ancora 180 minuti alla fine, però penso che l'Argentina abbia fatto un risultato molto importante. Non pensavo che andasse a vincere la Coppa Aro 2-0, giocando anche una grandissima gara, da quello che mi dicono. Quindi io penso che con un punticino sia ormai praticamente salvo. Invece è debacle, sinceramente, da parte del Sant'Agostino, che ha perso. Peccato. E peccato, continua a perdere, insomma, visto che la settimana scorsa Ghedini si era un attimino lamentato, proprio perché nel momento in cui la squadra ha raggiunto una posizione classifica decorosa vengono a mancare un po' quelli che possono essere l'entusiasmo e tutto quello che c'è dietro, insomma. Riguardo all'Alfonsine, ormai io penso che sia un passo dalla Serie D, 3 gol di Salomone anche domenica, insomma, il giocatore fuori categoria. Riguardo al Progresso, invece, secondo in classifica, il Castelfranco non ha giocato, la partita è stata rinviata, se non so se è praticabilità del campo contro il Faenza. E niente, altre cose non sono da dire. La Copparese. Come altre cose non sono da dire? Non ho capito il commento, altre cose non sono da dire. No, altre cose riguardo al girone le abbiamo già praticamente. Ah, ok, non credevo che avessi. È chiaro che c'è una lotta sfrenata. Se butti il sasso, lo so, lo faccio apposta. C'è una lotta sfrenata sul discorso play-out. Questo suspense intorno. Per andare a vedere. Ecco, alle cose che contano finalmente. Alle cose che contano. Promozione Girone C, prego, dalla regia con i risultati. Offerti da Romagna Sport, ricordiamo anche i ragazzi di Romagna Sport. Allora, aspetta. No. Guardiamo subito Terre del Reno, Masitrello Voghiera 0-0. Pareggiato, pareggio per il Masitrello Voghiera. Caspita. Porretta 1924, Portuense 2-1. Anche qui. Scusami, Corrado. Casumaro Reda 2-1. E poi dopo non possiamo nominare la Vadese Soleluna, Solarolo 1-1 pareggiato.
Deborah, anche tu tifosa. Ormai sì, mi ha influenzato talmente tanto che... Anche tu tifosa della Padella del Sole 1. Sì, assolutamente sì. Ma abbiamo vinto il campionato loro no? Adesso lo scopriamo, vediamo subito. Quante giornate mancano alla promozione, chiede il nostro esperto Luca Bieri? Due giornate anche in promozione. Deve recuperare il Masi Voghera nei confronti della Padella. Ma se dici tutto adesso, guardiamo la classifica, vediamo la regia della classifica. Stavo scherzando, Luca, grazie. Allora, quindi la Vadese Sole Luna in testa alla classifica con 64 punti. Quindi manca ancora la matematica certezza, dico bene, Luca? Vince domenica. O pareggio. Basta. Chiaro che mancano due partite. Domenica c'è una partita abbastanza difficile perché gioca contro il Val Santerno, la Vadese Sole Luna. Il Val Santerno è ancora... può essere ancora dentro il discorso playoff. Playoff, esatto. E il Masi contro chi gioca? Invece il Masi gioca contro l'ultima della classe che è con il Sconselice, quindi io penso che... Grazie alla regia, si gioca tutto puntuale, Alessandro gioca, e Agnese che ci permettono di vedere che cosa succede anche la prossima domenica. Ringrazio Agnese, Sandra e Alessandro che con il loro contributo tecnico ci permettono di andare in dei ragazzi della società vadese che hanno mandato la maglia, che se mi avessero dato la maglia oggi avrebbero festeggiato. Ma guarda, credo che è un campionato che si... Cosa dici, Luca? Vadese Sole Luna ormai verso la vittoria. Penso già a vedere domenica. Secondo me domenica è giornata chiave, insomma, perché se non vince contro il Val Santerno, la Vadese... Il Masi Voghera gioca contro il Conselice, che ormai è retrocesso. Io penso che si gioca tutto all'ultima giornata, insomma. Vediamo anche la prima categoria. Può fare l'ultima giornata. Prima categoria, abbiamo detto Vadese Sole Luna, vediamo cosa ha fatto Molinelli. Prima categoria, Galeazza ha vinto il campionato. È vero, la settimana scorsa però, da mo. Allora, prima categoria Girone F. Allora, con Sandolo Berra 1-2, Galeazza con Macchise 2015 1-1, Funo Laghese 1-1, Crevalcore Mesola 3-3, Centese Calcio Molinell'Areno 1-0, Gallo Nuova Cotigorese 1-0, Polisportiva Magnavacca Ostellatese 2-0, Massese Caselle 2000 Ponte Lagoscuro 1-0. Classifica. Allora, in testa alla classifica abbiamo Galeazza con 63, Mesola 51, Crevalcore 50, Gallo 45, Centese Calcio e Laghese 41, Molinell'Areno 40, Comacchise 2015 38 come il Funo, Consandolo 36, Ponte Lagoscuro 35, Polisportiva Magnavacca 33, Massese Caselle 2000 32, Berra 31, Nuova Cotigorese 23 e ultima lo Stella Tese con 12 punti. Volevo salutare anche gli amici del Lugo Costa che hanno vinto il campionato di Serie A2 degli amatori e complimenti al direttore sportivo Federico Pansini e al mister Luca Scarpante. Ci giocavo anch'io, quindi è un po' bravi, autoreferenziale, ma non ho giocato poco quest'anno, avevo fatto due presenze. Anche Traghetto ha vinto il campionato dalla terza categoria. Hai fatto Traghetto, bene. Vicino a Molinello. Traghetto, complimenti ai ragazzi di Traghetto, allora, che vinto la terza categoria. Vincere non è mai facile, tranne quando arriva Luca Albieri, che allora fa sembrare tutto più semplice. Trasforma i giocatori. Guarda, Federica, ti ho risparmiata, ma sui social ho visto anche una foto che ti ritrae, che ha preso un sacco di mi piace. Sì, in costume. Federica, guarda, fa impastire il web. Ho bisogno di estate, ho voglia di estate. Hai voglia di estate. Sì. La prossima settimana però, attenzione, che ti mandiamo in onda. Va bene. Finisce qui la puntata. Ringrazio allora Chiara, Luca Albieri, Federica, ciao. Enrico Cassai, la splendida Deborah per ciao, tutto il loro contributo e tutto quello che ci forza hanno Spal dato anche in questa puntata. Bravo Enrico. Sempre. Forza Spal. Hashtag Calcio Talenti, questa puntata finisce qui, ci rivediamo la settimana prossima e buona Pasqua a tutti, mi raccomando. Mangiate tante uova, mi raccomando.